scuola del cinema di Napoli. Ci puoi spiegare come è nata questa scuola di cinema? Okay. Quando? Allora, la scuola è nata 3 anni fa. È nata da un'idea, tra virgolette, copiata, perché comunque io ho lavorato spesso a Roma e subito dopo la laurea presso una scuola di cinema che si trovava lì, e di conseguenza vedevo che molti ragazzi che frequentavano la scuola erano di Napoli, e ho detto, ma perché non trasferire questa bellissima realtà anche a Napoli? E quindi con l'aiuto della scuola di Roma ho deciso di intraprendere questa idea folle, e sono 3 anni che ci troviamo qui, andiamo avanti. Una cosa molto bella, perché ci sono tantissimi giovani, anche giovani talenti, che escono da questa scuola ogni anno. In sostanza la sede secondaria della scuola di cinema di Roma? No, la scuola a Roma non ce ne sono tante. Io, diciamo, ho aperto questa mia scuola 3 anni fa qui a Napoli, ho collaborato anche con realtà che stanno a Roma, che tuttora comunque ci sono, come il Centro Sperimentale di Fotografia, dove organizziamo a volte dei corsi workshop lì all'interno delle loro strutture con i docenti di regia, facciamo questi laboratori di regia, di produzione. Però non è la scuola di cinema di Roma, è solo di Napoli, però cerchiamo comunque a volte di collaborare anche con Roma, con alcune realtà che fanno questo. Si sente tanto parlare di workshop, però in sostanza in che cosa consiste un workshop? Guarda, il workshop che noi personalmente organizziamo non sono i soliti workshop che durano 2 giorni intensivi, eccetera, eccetera, che comunque non ci danno alla fine, penso, poi dipende dal workshop, chissà che cosa. Il nostro, infatti noi li chiamiamo laboratori pratici, come quello che fra poco partirà qui alla scuola a luglio, che si chiama Cineglass, un laboratorio pratico di regia dove il ragazzo dalla sceneggiatura, dall'idea di sceneggiatura in 36 ore che corrispondono a 5 ore per 8 sabati, partirà dall'idea fino a realizzare il prodotto finale, che è quello di un cortometraggio, di uno spot, ovviamente poi dipende quello che esce fuori dalla classe insieme ai docenti. E questo per noi è una sorta di workshop che però ti può anche dare qualcosa alla fine, il prodotto finito, e collabori comunque un'esperienza con altri giovani e ognuno si arricchisce delle esperienze degli altri. Questo, diciamo, è quello che noi intendiamo per workshop. Quindi laboratorio pratico, come si struttura la scuola di cinema? Allora, la scuola ha diversi corsi durante l'anno, ci sono i corsi base che durano 6 mesi, che sono quello di recitazione, sempre tutto pratico, davanti alla macchina da presa, che si svolge 3 volte a settimana, 3 ore alla volta, dal lunedì, il mercoledì e il giovedì, dove c'è la dizione, l'autopresentazione davanti alla macchina da presa, preparazione a provini su parte, poi ovviamente la recitazione con i vari metodi. E poi parallelamente c'è anche il corso che tutto l'anno è Acting Junior, dedicato ai bambini. Ai bambini dall'età di 10 ai 14 anni, dove i bambini non solo hanno l'esperienza di recitare davanti alla macchina da presa, ma sono anche laboratori di dizione, respirazione, postura e gestione delle emozioni, dove i bambini, soprattutto quest'anno, hanno creato anche, tra virgolette, fatto anche un po' di scrittura creativa, perché hanno creato le scenette che poi noi siamo andati a girare per il loro saggio di fine anno. Quindi hanno fatto tutto un lavoro di squadra, hanno scritto, hanno interpretato, e alcuni anche hanno diretto, si sono cimentati un po' anche nella regia. Regia invece è un altro dei nostri corsi, si chiama Filmmaker, che dura sempre 6 mesi e va dalla sceneggiatura alla regia vera e propria, che comprende la direzione della fotografia, anche, e
montaggio Avid Media Composer e operatore di ripresa, quindi è un corso da cui il ragazzo esce completo e sa perfettamente quali sono le caratteristiche di tutti i mestieri che stanno dietro la macchina da presa, quindi dal direttore della fotografia all'operatore, alla segretaria di edizione, alla produzione, segretaria di produzione, responsabile di produzione, quindi è un corso abbastanza intensivo e completo per chi ha vuole intraprendere questa strada. Ovviamente ogni percorso, come anche operatore di ripresa, operatore di montaggio, Avid, che sono corsi più brevi, e anche fotografia, facciamo i corsi che durano 54 ore più le ore di tirocinio, perché noi abbiamo collaborazioni con case di produzione, con TV locali, che permettono ai nostri allievi, dopo il percorso, diciamo, tra virgolette, teorico, che comunque è anche molto pratico, di fare esperienza sia sui set che nelle televisioni locali, e quindi dando poi ovviamente al ragazzo anche l'opportunità di essere visto, possono nascere, come è successo, anche collaborazioni a tempo determinato con contratti. Beh, è una bellissima cosa. Quindi allora, i vostri eventi passati che vi hanno un po' distinto, quali sono stati? Allora, noi come scuola organizziamo anche moltissimi eventi, sia per dare ai nostri allievi la possibilità di avere una vetrina, sia come scuola perché ci piace organizzare insieme anche altre realtà importanti sul territorio, soprattutto di giovani, tantissimi eventi culturali per dare dimostrazioni comunque che Napoli è una città molto attiva sotto questo aspetto. Molti eventi, soprattutto ho citato quei più recenti che sono stati a partire da Lavoro in Corto, da Grande Sarà un Film, che è un evento che noi ormai facciamo da anni, e che si tratta di questo festival di cortometraggi universitari, dove quest'anno è stato molto bello come iniziativa, perché abbiamo unito le forze anche con dei giovani ragazzi che si chiamano Imprenditori di Sogni, che sono dei ragazzi che organizzano spettacoli, tra di loro sono esperti della musica, dell'arte, del teatro, della recitazione, del cinema, e che sono uniti tutti insieme per creare degli spettacoli veramente bellissimi. Abbiamo poi partecipato a uno dei festival cosa importante, il Social World Film Festival, e inoltre la scuola con il corso di critica cinematografica ha creato anche un giornalino che si chiama Cipper Cinema, ideato dal nostro direttore Carlo Picone, nostro direttore editoriale, e che è distribuito gratuitamente in tutta Napoli in 10.000 copie, e grazie anche alla collaborazione di Cipper Cinema, la novità è stata, abbiamo partecipato anche a un evento molto carino che si svolge da anni a Napoli, che è il Comic Con, dove siamo stati lì presenti non solo con il giornalino, ma anche con uno stand dove abbiamo fatto un make up cinematografico, perché anche questo è un altro dei nostri corsi, make up cinematografico con effetti speciali, quindi sono stati i cosplay che abbiamo truccato, abbiamo fatto un po' di cicatrici, scozzamenti, è stato molto divertente, molto bello. Comunque da ogni evento poi si creano conoscenze e contatti per sviluppare altri eventi. Un'altra cosa molto bella che abbiamo fatto ultimamente è stato essere sul set di un film molto importante, un prequel molto importante, della regia di Carlo Fumo, dove i nostri allievi di regia hanno avuto l'opportunità di girare in pellicola, essere assistenti alla regia, chi faceva direzione della fotografia, ovviamente tutto supervisionati da grandi professionisti, e poi ci sono sette ragazze del corso di make-up che hanno truccato per ben 4 giorni dalle comparse a grandi attori come Haber, come Luca Ward, Pagnazzi, Massimiliano Gallo. È stata un'esperienza molto bella, formativa per gli studenti, che ha dato possibilità a tutti di essere ovviamente, far valere le loro accentuare l'attenzione, assolutamente. Sono questo quello che, diciamo, il successo della scuola è proprio questo, proporre e creare rete anche con altre realtà che fanno questo. Infatti da questo poi è nata la collaborazione per agosto per un festival, il Balba Film Festival, che è nella provincia di Salerno, che organizza proprio questo regista, perché ha visto l'entusiasmo della scuola,
dei ragazzi, di tutto quello che gira intorno alla scuola. E quindi avete dei contatti con università locali? Con l'università noi abbiamo fatto, per quanto riguarda la Federico II, protocollo di intesa, nel senso che molti ragazzi possono venire qui a fare gli stage e avere punti di credito, ma anche chi frequenta il corso di regia, di recitazione, critica cinematografica, ovviamente poi dipende dalle varie facoltà se sono attinenti a queste materie, possono ottenere dei punti di credito, come è successo anche al Sorossa La Bene in Casa. Anche con alcuni ragazzi che fanno la radio web del Sor Orsola abbiamo fatto delle interviste, alcuni di loro hanno fatto anche dei documentari, abbiamo partecipato anche al premio Franco Aulisio come scuola, abbiamo dato delle borse di studio dove faceva parte anche l'Università del Sor Orsola, l'Ordine dei giornalisti, poi io le dimentico tutte le cose che facciamo perché sono tante e diciamo non ci stanchiamo mai. I vostri contatti, come li possiamo raggiungere? Sì, il nostro sito web è www.scuoladicinema.tv e la nostra mail è info@scuoladicinema.tv e il telefono 081 551 1242.